Il paese di Toirano, nell'immediato entroterra savonese, famoso in tutta Italia per le sue grotte, nasconde nel suo entroterra una delle sue perle più preziose, la frazione di Carpe. Sì, Carpe in effetti è una piccola frazione del comune di Toirano e conta circa 80-90 persone che negli ultimi tempi ha avuto un grande sviluppo. Dopo un periodo invece buio negli anni 60-70 in cui vuoi perché alcuni anziani sono scomparsi, vuoi perché c'era lo spopolamento dovuto alla ricerca del lavoro sull'entroterra, il paese era, la frazione è diventata quasi spopolata. Adesso invece c'è con la riscoperta dell'entroterra molte case sono state ristrutturate, ci sono delle attività produttive. L'azienda è formata da un centinaio di capi. Devo dire che da una ventina d'anni a questa parte anche la frazione di Carpe del comune di Toirano si sta praticamente, qualche giovane si è fermato a lavorare in aziende qua del paese, tipo la vendita di legna distribuita alle pizzerie, ai privati, il fornaio del pane, piccole aziendine che comunque a conduzione familiare tirano avanti. E anche noi stiamo cercando di integrare la nostra azienda aprendo un'attività dal produttore al consumatore, un negozio di vendita carne diretta. Faccio parte di un gruppo di persone, di ragazzi qua di Carpe che diciamo volontariamente provvediamo alla risistemazione di muri a secco di aree, diciamo parte comunale e parte della chiesa. E che ultimamente, grazie anche al contributo del comune che ci fornisce il materiale, ci ha permesso di risistemare zone che erano andate abbastanza in disuso. Per cui il paese ha ripreso vita e sì, a proposito di questa festa, verso la fine del mese, il 20 di agosto, c'è la festa patronale di San Bernardo. È una festa molto sentita dagli abitanti di Carpe e questa festa viene organizzata quasi completamente a livello di volontariato da un gruppo di ragazzi qui di Carpe che si mettono insieme e costruiscono, mettono in piedi tutta questa festa. Perché secondo te i turisti e la gente dovrebbe venire a visitare questa frazione? Perché secondo me la frazione di Carpe è una splendida frazione che si trova in una zona splendida, sembra in 5 minuti al mare, a 5 minuti hai la montagna, ci sono le grotte, puoi andare a visitare, ci sono le palestre di roccia per andare a arrampicarsi, penso che sia un posto ottimo per giovani e spero che al più presto altre coppie giovani come me facciano e come mia moglie facciano la stessa scelta.